Ale, se ti chiedessi che cos'è l'amore eterno e se ci credi, cosa mi rispondi? Cioè, innanzitutto che ci credo, perché, cioè, perché lo conosco, perché lo pratico quotidianamente. Ho la fortuna di averlo conosciuto, di praticarlo con te, ma ho la fortuna di conoscerlo perché l'ho ricevuto. Nel libro che tu hai letto, che lo dico, cioè il più grande capitale che mi hanno dato i miei genitori è stato quello di essere un figlio amato da due persone che si amavano. E quindi questo ti fa sentire come una ciliegia sotto spirito, cioè ti sei preservato nel tempo da una... Guarda, io trovo che una cosa bellissima l'amore è testimonianza, cioè se tu hai conosciuto la testimonianza di chi lo conosce, non fai fatica a riconoscerlo poi nel tuo percorso. E io trovo che questo è quello che secondo me ha connotato tutto il mio percorso. Poi l'amore, chiaramente puoi dire che è l'amore per il lavoro, l'amore per la figlia, l'amore per tua moglie, l'amore per la vita, l'amore per l'universo, l'amore per la fede, l'amore per quello che ti pare, ma è, noi siamo fatti di questo, noi siamo fatti d'amore. Purtroppo poi invece ci sono dimensioni degli stati d'animo umano che sono legati non dall'amore, non gestiti dall'amore, ma dall'odio. E allora lì si genera la competizione, la menzogna, le guerre, il peggio dell'essere umano. Ma in assenza d'amore succede quello. Ma secondo te, Ale, l'amore può cambiare una persona? L'amore è già il cambiamento. Cioè, insomma, nel momento in cui entri in contatto con l'amore, sei già un'altra persona. Cioè, non esiste... Sai, la vita è un atto d'amore, si nasce per un atto d'amore e si muore, secondo me, con la stessa energia di quando si è concepito. Io credo che siano due emozioni che la prima non ce la ricordiamo, l'ultima la conosceremo tutti e probabilmente lì ci ricorderemo della prima. Quindi tu credi nell'amore eterno? Io credo eterno, cioè eterno è una parola nuova, io credo nell'amore. L'amore è, come dirti, cioè la rivoluzione, è la vita, non c'è niente che accade intorno a noi che non accade per un fatto d'amore, cioè la natura, gli animali, i vegetali, i minerali, cioè si modificano e si relazionano fra di loro attraverso scambi che sono per me scambi d'amore, cioè sono gli stessi che pratichiamo noi. Io sono 21 anni che sto con la stessa persona che mi sopporta, quindi un atto d'amore da parte sua enorme, no? E da questo ne esce fuori, mi sono due figlie, cioè quando, sai, l'amore è per me, c'è una definizione che mi piace moltissimo, che non è dell'amore ma è per la felicità. E la felicità è essere felici di quello che si ha, essere contenti di quello che c'hai. Ecco, l'amore, quando tu sei contento della persona che sta con te o del mondo che hai intorno a te e lo ami, lo rispetti, sicuramente ricevi altrettanto amore, per cui ti fa stare bene. Oggi noi siamo, come dire, ubriachi di desideri, no? C'è chi dice i sogni sono i desideri, dicevano, no? Io non ci credo in questo, io penso che invece se tu ti guardi intorno e sei felice, sai apprezzare quello che ti circonda, sei una persona felice e quindi sai apprezzare l'amore, no? No, cioè è proprio, come dire, sembra un gioco di parole, però sono due cose strettamente collegate, no? E credo che la felicità sia un elemento importante. Io amo molto l'America perché nell'emendamento della Costituzione americana c'è scritto il diritto alla felicità. Oggi tutti parlano delle costituzioni, no? Ma il diritto alla felicità è il diritto più bello che si può riconoscere agli esseri umani. Perché tutti hanno il diritto ad essere felici.